Ciao a tutti, vediamo come fare questa pagnotta di semola. Sono andata diretta, ho messo la farina in planetaria, lievito, acqua, l'acqua l'ho messa piano piano e ho fatto girare per all'incirca 10 minuti, presso a poco. Ho fatto amalgamare bene, l'acqua regolatevi, magari ne può servire anche un pochino di più, la mettete fino alla fine, piano piano. Ok. Poi, dopo aver girato una decina di minuti, l'ho lavorato un pochino sul piano di lavoro in questo modo e adesso lo faccio rilassare dentro la ciotola, quindi lo lascio una mezz'oretta. Ci faccio qualche piega ancora così e poi aspetto. Ok, dopodiché faccio le classiche pieghe, come vedete ho messo un goccio d'olio sul fondo e faccio un giro di pieghe in ciotola in questo modo. Questo prima di andare ad appoggiare l'impasto in frigo dove ci rimarrà 10, 11 ma anche 12 ore. Ed eccolo qua, la mattina dopo l'ho tirato fuori prestissimo alle 7, presso poco, e l'ho tenuto ancora 2-3 ore fino a che non aumentava di volume, come vedete, è cresciuto, quindi diciamo 2-3 ore, ma dipende molto, scusate, dalle temperature. Bene, adesso lo giro sul piano di lavoro. Eccolo qua. Ok, adesso invece di fare le solite pieghe per 3 volte, farò una preforma. Adesso vi faccio vedere senza toccarlo proprio molto. Lo piego quindi così, stringo un pochino. Ok. Bene, mi fermo qua, vedete, ho ripiegato in avanti, soltanto questo, e adesso lo adagio su una teglia, sul recipiente dove volete, senza, non lo metto nel cestino ancora, ecco qua, lo metto sul telo, ci ho messo un po' di semola, ne metto ancora sopra e poi lo lascio ancora lievitare. Qui basta un'ora, 2 ore, un paio di ore, non di più. Poi si vede perché si vede che si rilassa e cresce ancora di volume. Dopodiché vado a formare la pagnotta direttamente, senza fare ulteriori pieghe. Ecco qua. Ho allargato poco, avete visto, senza toccarlo molto. Adesso piego in questo modo, stringendo al centro. Piego ancora. Ok. E questa è la mia pagnotta. Come vedete, non è stata lavorata molto, pochissime pieghe. Adesso la metterò nel cestino e la lascio ancora per l'ultima lievitazione prima di infornare. Naturalmente regolate, vi vedete quando aumenta di volume, è inutile che io vi dico 2 ore, quando magari d'inverno ce ne vogliono anche 3, quindi vi regolate anche con l'occhio, perché le temperature variano. Ok, adesso copro e ci vediamo dopo. Eccolo qua, l'impasto è pronto, la nostra pagnotta è pronta da infornare. Ho capovolto, il forno naturalmente già è a temperatura 250 con funzione vapore, due spruzzi iniziali.
Adesso ci farò dei tagli, io faccio scivolare poi la carta forno sulla teglia infuocata. Ci faccio dei tagli questa volta così, vediamo, con il coltello o la lametta come volete. Ecco qua. E vado ad infornare. Se non avete il forno a vapore, mettete un pentolino oppure date due spruzzi all'inizio, nei primi 10 minuti e poi basta. Ok. Ecco, vedete, si sta già alzando dopo all'incirca 20 minuti. Io ho messo 50 minuti, però sono andata a scalare, adesso vi scrivo le temperature. Direi che è venuta bene, aspettiamo che si freddi e apriamola. È croccante fuori e dentro è morbida come la semola. Come avete visto, è una pagnotta molto semplice da fare, si fa anche presto. Allora, quel buchino è di troppo. È bella, però quel buchino è una piega chiusa male, vedete? Dovevo stringere un pochino di più. Però per il resto va bene, molto profumata e buona. E io mi metterò un po' di fette nel surgelatore, così quando voglio le tiro fuori, lascio a temperatura ambiente e le posso usare. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Ciao a tutti. E ci vediamo prossimamente. Ciao!